troviamo in Irlanda. 200 baffe di salmone. Una scena del principe mezzo sangue di Harry Potter. Vista oceano. Così mangiamo alghe. Cosa vista? Ciccia. Saltiamo sulle bici. Hey guys, how are you? È un po' pericolosetto perché ragazzi, cioè la cliff è qui. Benvenuti in questo nuovo video, ci troviamo in Irlanda! Siamo qui con l'ente del turismo dell'Irlanda che ci ha incaricato di raccontare, mostrare, condividere, farvi vivere attraverso i nostri occhi l'Irlanda occidentale, cioè tutta la costa di là, ok? Tutta la parte wild, naturalistica, verde, questo verde fluorescente che io vi giuro non sto editando il video, non c'è color, non c'è niente, è così, l'erba è fluo, un verde fluo, meravigliosa, e percorreremo la Wild Atlantic Way. La Wild Atlantic Way quest'anno compie 10 anni ed è la strada costiera segnalata più lunga del mondo. Infatti percorre tutta la costa occidentale fino quasi all'Irlanda del Nord e è punteggiata di punti esplorativi, attività. Tutta questa parte è ricca di cose che si possono vedere, cose che si possono fare, e noi in questa settimana, 5 giorni in cui siamo qua, ne faremo alcune. Parlo al plurale perché ovviamente sono con Mr. Jimmy. E questo è il primo giorno, siamo arrivati ieri, siamo atterrati, abbiamo preso la macchina e abbiamo fatto 4 ore di macchina per arrivare fin qui, quindi siamo arrivati ieri distrutti, ho detto ok, inizio il video domani e basta, bando alle ciance, iniziamo perché ora siamo pronti per partire verso la nostra prima meta. Outfit è freddo, ragazzi, siamo al 3 settembre a Milano o a Budapest erano 40 gradi, qui ce ne sono 15, non mi lamento per niente, ma ho un sottomaglia alla felpa, pantalone antivento e scarpe da trekking. Vediamo se resisto, ovviamente anche la giacca antivento. Va bene, andiamo. Sì, vabbè, ciao. Ma che strade ci sono? Bellissime. Guarda che mucche! Coni. Che spettacolo! Ciao ragazze, buongiorno! Allora, com'è guidare in queste strade? Aspetta, ora acqua e ora macchina, voglio dire. Okay. Bravo, hai visto? Grande, oramai! C'ho quello dietro che... Oramai studiatissimo. Guarda avanti, che meraviglia! Oh via, eccoci arrivati nella prima location. Ora andremo a vedere le caverne e poi... Yuhu! Praticamente le caverne sono divise in due parti, cioè la parte iniziale che è fatta con... che è naturale, è stata creata la natura, il fiume eccetera, invece quest'altra parte, totalmente diversa, è stata costruita con la dinamite per riportare indietro, fare un giro invece che avanti e indietro da quando è stata aperta al pubblico. Few reasons why. So I was saying that these guys tend to are becoming more obsolete every single year. Most of the ones are not coming mettete insieme oceano Atlantico, mini barchetta, mini battello. Onde, una persona che soffre di mal di mare, un'ora difficile, sta sopravvivendo.
Sapete che io per colazione rimango fedele alle mie tradizioni, quindi uova. Invece Jimmy gli piace esplorare cose nuove e oggi... Io nelle tradizioni mi ci tuffo. Traditional Irish breakfast. Irlanda Day 2, ieri Day 1, è stata una giornata all'insegna un po' della scoperta della landscape del territorio. Invece oggi giornata un po' più culinaria, potremmo dire. Questa mattina seaweed foraging, quindi alla scoperta delle alghe. Siamo scesi sulla costa, guardate che meraviglia! Perché oggi c'è una low tide, quindi bassa marea, e possiamo fare il foraging, quindi la ricerca delle alghe. Però se tengo il microfono in mano spero vi si senta, ma vi devo far vedere alcune cosine troppo interessanti. Praticamente questa è l'alga kelp e guardate che roba, sembra pelle. Non è viscida, o meglio c'è tipo questa gelatina sopra, ma una volta asciugata può essere utilizzata ad esempio in cucina, sia come la signora diceva che lo utilizza come alluminio, quindi la arrotola intorno ad esempio al pesce, la mette in forno, lei si solidifica, fa proprio la funzione che farebbe l'alluminio quando si mette il pesce in forno, oppure può essere tutta tagliata a pezzettini e messa in friggitrice, ad esempio, per fare tipo delle chips. Kelp io lo conosco perché ha delle grandissime proprietà benefiche, esistono un sacco di prodotti di... cosmesi. No, anche proprio quella parafarmaceutica, insomma. E questo invece è sugar kelp, guardate che texture pazzesca, con queste si possono fare anche degli oggetti in realtà una volta che sono asciutti, e infatti questa una volta asciugata si chiama sugar kelp perché rilascia una specie di polverina bianca che è appunto un dolcificante naturale, e invece questi si chiamano spaghetti seaweed perché hanno la forma di spaghetti, a quanto pare si mangiano proprio come gli spaghetti, soprattutto questi qua un pochino più piccolini, che se adesso andiamo in mare, perché questi ovviamente sono rimasti qui qualche giorno, se ci avviciniamo un po' all'acqua e li troviamo, ce li fa assaggiare da adesso. Che figata, bellissimo. Davvero. Bellissimo, super super interessante. Thank you. Così mangiamo alghe. Mangiare alghe. Questa sa qua. Spicy. E ora, terminata questa esperienza, devo dire, non me l'aspettavo così interessante e ne sapevo anche ben po', perché io e la tizia ci siamo ritrovate molto su tantissimi usi delle alghe, che guardando Masterchef eccetera io sono studiata, e devo dire che le alghe non sanno di alga, o meglio non sanno di quella cosa che mi è stata tipo un po' viscidino, mare. Non sanno di mare, sapevano un po' di insalata, una cosa del genere, oppure non sapevano di nulla, il che era positivo perché mangiavi volentieri, oppure non sapevano di nulla. E quindi adesso ci fermiamo per un coffee perché effettivamente c'è tanto vento, freddo, 15 gradi più o meno di media. Siamo fortunati perché oggi c'è il sole o comunque non piove. Ieri è stato un po' pioggia, non pioggia, un po' così il tempo. E poi andiamo alla prossima esperienza culinaria della giornata, che quando scoprirete cos'è, sapete che questo sarò molto una persona molto molto felice. Oceano Atlantico chiama Wild Salmon e quindi oggi siamo alla smokehouse di salmone, quindi qui è dove lo affumicano e ora faremo tutta l'experience. Oh yes. Vinegas told me the legend of a great salmon that lived in a nearby pool. This fish would give whoever ate it all the knowledge of... How many are there? C'è 200 baffe di salmone. Ingegner Paschatz, ci può spiegare la meraviglia di questo meccanismo? C'è il fuoco e va lì e va lì. E affumica. No, manda la fumicatura che va dentro la cella. Già meglio, dai, su,
ci si può palle, ma ti vedi? Ti sei vista, o ciccia. Ah, questo è lo smoker. Yeah. Wow. So it goes from there, it goes all the way for to the other. Okay. Wow. In questa zona praticamente marito e moglie hanno i business, dove la moglie segue la parte della affumicateria di salmone, mentre il marito il pub. Ovviamente nel pub viene servito il salmone, quindi abbiamo seguito il nostro tour con un taste. Il marito, ragazzi, cioè, è una persona che parla più di Jimmy, io vi giuro, è proprio uno storyteller e si è seduto a tavola con noi e ha incominciato a parlare a raffica di cose interessantissime, dove io spero che Jimmy abbia capito la maggior parte, e produce la birra per il pub e ci ha portato, gli abbiamo detto ma sì, portaci, nella sua brewery, che io ve lo giuro c'è. Il pub è qui dietro l'angolo, noi siamo saliti per queste scalette, siamo entrati. It's a video camera. Yes. Oh, wow. Sì. I never saw such a thing. Yes, it's tiny. Si interessa a tutto, fenomenale. Amo. Il nostro tavolo per questa sera, vista oceano. Ma che spettacolo. Bellissimo. No, stasera. Wow, che meraviglia, con la violetta, no, sì, con la violetta. Miam. E Jimmy, là. Che fai, non le provi le ostriche atlantiche? L'ho viste sponsorizzate in tutti i modi, ma hanno provato. Siamo. Salate? Hai bevuto un po' di acqua di mare? Molto, però buona. Buonissimo. Non lo so. E baked cod, lenticchie, un po' di verdura, super top questo piatto, mentre Jimmy carnazza. Si torna un po' un alle origini. Questo che cos'è, una torta? Non si capisce. Te lo dico subito, signorita. Ah, tipo mince. Chiudiamo in bellezza con una bavarese. Vanilla citrus, quindi limone e vaniglia, e un sorbetto gelato al lampone. Yay. Basta. Vieni. Buongiorno, questa mattina il programma prevede yoga, per fortuna alle 8, perché solitamente me lo mettono alle 7, io non capisco perché yoga deve essere fatto così presto, ma guardate in che sala pazzesca facciamo yoga. Cioè, quasi quasi sono super super felice di essere qui alle 8 e non essere a colazione. Sapete che io devo volare a colazione, cioè guardate che location, che foto Jimmy, wow, bellissimo, wow. Buongiorno, nuova avventura qui in Irlanda. Questa mattina siamo sulla Kilcliff, che è magari meno famosa delle Moher, più vicino a Galway, ma niente di meno. E io ve lo giuro, è un po' pericolosetto, perché ragazzi, cioè, la cliff è qui. Adesso ve la faccio vedere da lontano, perché io non faccio queste cose pazze, ma nel senso, qui è il bordo della cliff e lì c'è il mare. Un bel saltino, ma guardate che meraviglia, che meraviglia, che paesaggio pazzesco. E gabbiano. Praticamente dalla cittadina di Kilke parte questa strada sterrata, percorso segnalato benissimo.
lungo tutta la costa, la scogliera, e da qui ci sono tantissimi punti dove poter guardare dall'alto il mare, la costa, questo meraviglioso panorama. Veramente, veramente stupendo. Un giro che di circa 5-8 km, ma tu puoi in realtà decidere da che punto partire avvicinandoti con la macchina. E bellissimo, bellissimo. Wow, io pensavo di poter mai fare un'esperienza così. Stupendo, bellissimo davvero. Jimmy ha un po' paura. No, non è paura, però bisogna stare attenti, perché ora lo spiego bene. Aspetta. Guarda, perché già qui può andare bene, ora qui non c'è il dirupo come laggiù. Ma il problema è quando arrivi troppo vicino allo strapiombo, che qui te non sai cosa c'è, se c'è l'appoggio oppure no, e se l'appoggio non c'è vai di sotto, vai, non è tranquillo. Che c'è tante. No, ma tu stai dietro, non cammina sulla destra. Sì, infatti, guarda, io... Dopo aver fatto la camminata lungo il cliff, cambiamo mezzo di locomozione e saltiamo sulle bici per raggiungere una delle punte di questa costa frastagliata. Vi metto una foto per farvi capire che cosa intendo, una frangia. E lo faremo in bicicletta, che è il nostro modo preferito in realtà di fare questi giri, perché ti permette di andare molto più lontano, vedere le cose un pochino più in movimento, fartele scorrere davanti agli occhi. E qui si chiama proprio Loophead, quindi è un percorso che va lungo la costa, arriva al faro e poi torna indietro. Molto molto popolare, non vedo l'ora di partire, quindi ora let's gear up. Hello! Che meraviglia! Se allunghi un po' il braccio arrivi in America. Jimmy selvatico. Meraviglia. Quando spunta il sole si dipinge proprio di verde ultra saturato, bellissimo. Quando spunta il sole è qualcosa di incredibile. Tornati ben affamati e grazie. Dritti a cena, io skillet di gamberi. E Jimmy il chowder, sei innamorato? Buonissimo. Sei innamorato del clam chowder? Veramente buonissimo. Bene, buon appetito. Oh, ma la felicità, salmone, gamberi, patate e verdure. Adoro. Profondamente. Ora cosa sto per mangiare? È cipolla? Sì, però è dell'orto, William. È dell'orto, quindi va bene. Jimmy questa sera typical goes fish and chips. Come? Stasera Jimmy molto Irish. Buongiorno, siamo a colazione. Adesso vi faccio vedere che meraviglia, sia di buffet che di spazio. Allora, a noi sappiamo che le sale colazione piacciono, perché noi giudichiamo un posto soprattutto dalla colazione. Quindi abbiamo l'angolo pane, scones, che noi abbiamo assaggiato molto più grandi e ci dicono che vanno abbinati a burro e marmellata. Forse dovevo partire da di là perché mi faccio mango, ombra. Marmellata di mango. Poi abbiamo qua tutte le cloche con, vabbè, bacon. Ah, ieri ho assaggiato i funghi, raga, deliziosi questi funghi, buonissimi. Potatoes, tomatoes, scrambled eggs, ma oltre ad avere il buffet hanno anche la parte dove ti portano da mangiare, quindi io me li ordino. E qua frutta e yogurt di ogni tipo. Ma andiamo al pezzo forte, che è appunto la sala, perché questa è la sala colazione. Vista oceano, meraviglia. No, raga, I'm obsessed. Meraviglia. Che meraviglia. Io non voglio iniziare la mia giornata.
Buongiorno, oggi decisamente un ambiente molto più turistico, siamo alle Cliff di Moher e la differenza con ieri si nota, molto molto tipiche, molto molto caratteristiche, qui siamo sotto la torre e c'è tutto un percorso lungo il crostone per vedere le Cliff dall'alto. Questo è praticamente quello che abbiamo fatto l'altro giorno dalla barca. Guardate il mare com'è piatto, si vede proprio che l'altro giorno era una giornata di mare mosso, ma noi stoici abbiamo comunque preso il battellino. E questa che vedete inquadrata è la grotta dove hanno filmato una scena del Principe Mezzosangue di Harry Potter. Qui si può camminare lungo tutto il crostone, dicevo, rispetto a ieri è molto più safe, meno wild, perché appunto vengono molti più turisti, quindi il percorso è ben segnalato e sbarrato, non ci si può avvicinare assolutamente alla cliff, alla costa. Invece ieri, se uno voleva, poteva anche mettersi con i piedi giù, ma io lo sconsiglio per foto Instagram, per video, non lo fate mai perché è veramente pericolosissimo e non ha senso. È bello anche 10 passi più indietro, 20 passi più indietro, anche perché è pieno di vento e si rischia veramente di perdere l'equilibrio. Quindi ora stiamo per salire sulla O'Brien's Tower, che mi ci vuole andare. Non so se dei vari video che avete visto finora si è percepito, ma in questi giorni abbiamo incontrato veramente poche persone, sia per strada, quindi macchine, ma anche proprio nei paesi, c'è poca poca gente. Oggi tutto questo turismo di massa... No, odio tutti, più di quanto solitamente odio... Odio tutti, sì, lo sa. Jimmy dice, è politically incorrect. E noi facciamo i politically incorrect. Voi mi conoscete, voi sapete che io sono social ma antisocial. Sei una rompiscatole. A me va bene stare solo io. No, guarda. Io vado a fare amicizia con le altre persone. No, infatti io e Jimmy siamo uno totalmente l'opposto dell'altro. Lui parlerebbe con tutti, io con nessuno. Vai, ci completiamo così, che dire. Indovinate chi in Irlanda a 15 gradi decide di fare surf nell'oceano. Yes. Sono pronta a partire lì ora, pronta a prendere la mia tavola e fare surf nell'acqua gelata e io soffro il freddo. Però c'è il sole, cosa non scontata qui in Irlanda per niente. Anzi, siamo stati super super fortunati con il meteo. E ora è proprio cielo limpido, non c'è una nuvola, quindi è proprio, sì, già vai, fallo, chiama, e rispondiamo. Eh? Vai, 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 e non ti ha. Grande! Buongiorno, questa notte abbiamo alloggiato al Falls Hotel and Spa, che è questa bellissima struttura qua dietro, un po' datata, è rimasta un po' agli anni 70, ma ha una storia molto particolare perché praticamente è un hotel super sustainable, significa che qui accanto a una cascatina, come vedete qui c'è l'acqua che scorre e scende, crea delle cascate. E grazie all'utilizzo dei mulini riescono a utilizzare l'energia prodotta dalla cascata per sostenere i carichi di elettricità che necessita l'hotel. Dicono che nel momento in cui la cascata è a full power loro riescono ad andare a 100% con l'energia generata dalla cascata e io credo che sia una cosa meravigliosa.
Qui ci troviamo a 1.30 da Galway, quindi noi abbiamo l'aereo questa sera alle 6.30. Quindi ora, per tornare verso Dublino, facciamo una piccola sosta a Galway, perché dovete sapere che io adoro il Sheeran e Galway Girl è una delle canzoni che io più conosco, più amo, e quindi ci fermiamo un attimino giusto per vederla e poi ritorniamo in hotel. Eh sì, ritorniamo in aeroporto e quindi poi a casa. E spero che questo video vi sia piaciuto, che questo piccolo viaggio in Irlanda vi abbia fatto un pochino venire voglia di venire qua, perché sarò sincera, non me l'aspettavo così bella, le persone così belle, sono veramente super super calorose e friendly, cioè veramente molto molto amichevoli. E basta, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.